Nell'inverno fra il 1944 e il 1945, l'impero dominato dalla svastica nazista è in frantumi. Gli eserciti delle potenze alleate sono ai confini della Germania. Alla fine di dicembre, i tedeschi si concentrano in una controffensiva disperata contro gli anglo-americani nelle Ardenne e riguadagnano anche parti di territorio. Su Londra sono intensificati i bombardamenti con l'uso di missili telecomandati, le V1 e le V2. A dicembre Mussolini riappare in pubblico al Teatro Lirico di Milano e infiamma i suoi fedeli. Esalta le armi segrete naziste, incita a serrare i ranghi. Approfittando della Stasi alleata, i fascisti vorrebbero isolare la resistenza, vincere l'ostilità della popolazione e tramutare la Repubblica di Salò in una garanzia anticomunista per il momento conclusivo. Mussolini inneggia alla socializzazione, ma la classe lavoratrice non abbocca alla demagogia del dittatore. Alle elezioni tenutesi alla Fiat due mesi dopo, su 32.620 votanti, gli astenuti saranno 31.950. Per meglio intorbidire le acque, tra i repubblichini vi è chi, come Edmondo Cione e Concetto Pettinato, predica la concordia nazionale e invita a tendersi le braccia al di sopra delle baionette straniere. L'antifascismo è intransigente. Con i nazifascisti non si tratta. Nel Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia ci si domanda, dopo l'invio di una lettera aperta del Partito d'Azione rivolta agli altri partiti, se i CLN devono ritenersi semplici organi dell'insurrezione o organi permanenti del nuovo assetto democratico. Quella lettera aperta la rivolgemmo e la consegnai e illustrai io stesso agli altri partiti del Comitato di Liberazione Nazionale per l'Alta Italia, perché eravamo estremamente preoccupati, sulla base delle notizie che ci giungevano da Roma, circa la probabilità che risorgesse il vecchio Stato italiano, burocratizzato all'estremo, centralizzato all'estremo e fondamentalmente autoritario, reazionario, per di più inquinato da 20 anni di fascismo, e che con esso risorgesse in tutte le sue tare, con tutti i suoi privilegi, la vecchia società economica italiana. Nel nord, sotto la pressione della lotta antifascista e antinazista, la Democrazia Cristiana, attraverso i suoi rappresentanti negli organi del CLN Alta Italia, Mattei, Brusasca, Marazza, assume posizioni più avanzate rispetto a quelle espresse dalla direzione del partito a Roma. La Democrazia Cristiana, di fronte a questa posizione, ebbe due atteggiamenti distinti. Uno nel sud, nel centro-sud, dove si riteneva, dal punto di vista costituzionale, che finita la liberazione, dovesse essere demandato al popolo italiano la scelta del nuovo regime istituzionale e il governo dello Stato. Noi del Nord eravamo del parere che i comitati di liberazione, anche dopo la liberazione, potessero continuare a svolgere un'attività, se non preponderante, ma certamente importante nel nuovo Stato. Ma per il rimanente la Democrazia Cristiana, e a maggior ragione il Partito Liberale, respingevano la nostra richiesta di una riforma rivoluzionaria del vecchio Stato e della vecchia società. E quindi i liberali hanno dato anche loro il loro apporto, ma soprattutto si è cercato di togliere il carattere politico a quello che era l'attività militare, perché la politica doveva essere lasciata da parte fino al giorno in cui liberamente l'Italia avesse espresso la sua opinione su un sistema o su un altro di rappresentanza politica. I CN per noi, per l'Italia del movimento partigiano, era un dato essenziale, era la maggiore e migliore creazione di un movimento popolare, che si crea il suo rappresentante popolare più diretto. Credo che oggi sia essenziale ricordare due cose. Prima di tutto la nostra volontà
che i CLN fossero effettivamente legati al movimento popolare, e quindi lo sforzo che noi abbiamo compiuto perché le organizzazioni clandestine ormai di massa e operanti ormai quasi alla luce del sole nello scontro immediato con l'avversario, le organizzazioni sindacali, dei giovani, delle donne, partecipassero alla vita dei CLN, vale a dire ne permettessero un collegamento fra le forme partitiche e le forme di democrazia diretta. Singoli partiti accettarono singole parti della nostra lettera. Il Partito Comunista accettò per esempio la nostra insistenza circa la creazione di organismi di massa che affiancassero il CLN non solo durante la lotta contro i tedeschi e i fascisti, ma nell'attuazione delle misure di epurazione del fascismo dai gangli della vita amministrativa, economica e sociale. Le consultazioni aperte dal Partito d'Azione testimoniano l'esistenza di dissidi profondi fra i partiti del CLN e Alta Italia, dissidi che preannunciano le frizioni e le divisioni del dopoguerra. Cominciamo la costituzione di una fitta rete di comitati di liberazione di fabbrica, locali, comunali e in generale di base, di azienda, anche di gruppi, di scuole e così via. Si ebbe così la nascita di una forma di democrazia diretta che, seppure imperfetta, nel senso che non poteva esserci un'elezione in quelle condizioni, la rappresentatività dei comitati di liberazione locali di base venne ad assumere un rilievo assai notevole, e nell'attività pratica di direzione del movimento di liberazione alla periferia oltre che al centro, i comitati di liberazione assunsero veramente un rilievo di primo piano che credo non avevano avuto e non abbiano avuto anche in seguito in nessun altro paese dove si sviluppò il movimento della resistenza. È da distinguersi il CNAE cosiddetto dagli altri comitati di liberazione nazionale che sono sorti nelle province, nei comuni, nelle fabbriche, eccetera. Oso dire che è stata una eccessiva ramificazione a un certo punto, ma che però ha servito a stabilire il contatto tra tutte le forze politiche che avessero questa idealità di difesa della libertà e di ritorno a una legalità che non c'era più da ormai di qualche anno. Si trattava di mettere in ordine la casa, come ho detto prima. Non c'è dubbio però che i comitati di liberazione di base rappresentarono un elemento nuovo ed essenziale nello sviluppo della società italiana e della politica italiana e della stessa lotta di liberazione. Per la prima volta fu stabilito un contatto reale e fu data una voce reale ed attiva e valida alle masse popolari in tutte le loro espressioni e in tutte le loro composizioni, sia professionali sia anche intellettuali e politiche. I giorni della fine sono vicini. A Milano, il 24 febbraio, i fascisti uccidono Eugenio Curiel, l'animatore del Fronte della Gioventù. Nella capitale e nel Mezzogiorno si vende da un paio di mesi e a vasti consensi un periodico, L'Uomo Qualunque, diretto dal commediografo Guglielmo Giannini. Il giornale non dissimula il suo veleno contro i partiti democratici e draga le nostalgie dei fascisti e i malumori di masse di lettori spoliticizzati. Sempre a Roma, il generale Roatta evade tranquillamente dal carcere dove attendeva il giudizio per la sua responsabilità nella uccisione in Francia dei fratelli Rosselli, fondatori del movimento di Giustizia e Libertà. Nel sud, il generale Bellomo, che ha combattuto a Bari contro i tedeschi, è arrestato dagli alleati sotto l'accusa di aver colpito due prigionieri inglesi in fuga prima dell'8 settembre. Nonostante non vi siano prove schiaccianti, Bellomo, abbandonato dall'alto comando italiano che potrebbe esibire documenti favorevoli all'imputato, sarà fucilato. Nel nord, il comandante del Corpo Volontari della Libertà ha rassegnato le dimissioni. Cadorna vorrebbe avere un potere illimitato sulla resistenza. Noi non eravamo certo contrari al fatto che il Corpo Volontari della Libertà avesse un collegamento anche evidente con l'esercito italiano e con il governo italiano, che era governo democratico di unità antifascista. Cadorna poi voleva, o volevano quelli che l'hanno mandato, o volevano gli alleati, avere una parte più effettiva
dirigere in modo diverso la resistenza. Direi voleva, o qualcuno voleva per lui, che avesse anche una funzione effettiva. Questo non l'ebbe mai. Cadorna paventa la politicizzazione delle formazioni partigiane, incluse quelle autonome, e che i reparti combattenti siano domani integrati nell'esercito regolare. Non nacquero quindi motivi di malinteso, motivi di screzio, che finché fu io presente non ebbero conseguenze, e neanche Longo certo li provocò. Ma dopo, successivamente, nei primi mesi del 1945, quando ci si avviava alla fine, e provocarono dei contrasti vivi, gravi, per i quali Cadorna ritenne necessario di lasciare il posto e si ritirò, passò in Svizzera, di dove poi ritornò a Milano al momento della liberazione. Il 4 febbraio, a Yalta, si svolge la conferenza dei tre grandi, in cui si tratterà della futura sistemazione post-bellica. Le cosiddette sfere di influenza, più che da un accordo pregiudiziale, derivano dal rapporto di forze che si sta determinando sui fronti di guerra tra gli anglo-americani e i sovietici. Alla conferenza di Yalta si definirà anche la questione della Polonia, accettando il principio di una riorganizzazione del governo polacco con la presenza di diverse forze politiche. Si conviene che nel governo polacco di Lublino siano inclusi anche rappresentanti della Polonia all'estero. Roosevelt, già gravemente malato, confiderà in una lettera a Stalin: noi tre, solo noi tre, possiamo trovare una soluzione ai problemi non ancora risolti. Mentre terminano i lavori della conferenza di Yalta, in Grecia l'Elas depone le armi. Non vi sarà amnistia. 50.000 comunisti sono morti. I monarchici e le destre si assicurano il potere. Imperverserà il terrorismo bianco. E la Grecia sprofonda in un regime repressivo che durerà a lungo. In Germania un diluvio di bombe piove dal cielo. Alcune fabbriche, tuttavia, sono state risparmiate dai piloti anglo-americani. Sono fabbriche che producono per Hitler e per l'illusione di un miracoloso capovolgimento delle vicende belliche, e i grandi trust nordamericani vi hanno interessi. Nelle fabbriche italiane invece le macchine si fermano. Arrivai a Torino nel gennaio 45, in una situazione di fame, di freddo, di terrore. Il giorno prima avevano fucilato al mattinetto sei giovani, e poi le fucilazioni continuavano giorno per giorno. E mentre c'era questo terrore nazista, ma anche fascista, di fascisti repubblichini che erano accaniti nella persecuzione, diretti dal famigerato Solaro, che poi fu impiccato dai partigiani dopo la liberazione, nello stesso albero dove aveva fatto impiccare alcuni partigiani, in quella situazione delle masse operaie ridotte in numero, ma ancora presenti, conducevano una dura battaglia politica, perché rifiutarono il progetto fascista di socializzazione, ridicolizzando i voti fascisti, e per le rivendicazioni immediate, quindi le rivendicazioni di sussidi alimentari, di carbone, di legno, lotta delle donne per avere il minimo vitale. Tutto questo era la base poi di un movimento che si esprimeva in scioperi, in fermate, contro il terrore tedesco, e quindi si collegava direttamente con la lotta patriottica. L'industriale Marinotti, incaricato dal comandante della Gestapo in Italia, dal novembre 44 mantiene rapporti in Svizzera con emissari alleati per trattare una resa indolore dei tedeschi. Gli industriali, arricchitisi con il fascismo, non hanno interrotto i loro affari con i tedeschi e al contempo imbastiscono relazioni con le componenti moderate della resistenza. Cadorna sollecita gli alleati ad intendersi con i tedeschi, posto che la resistenza aveva ripetutamente dichiarato di non scendere ad alcuna trattativa con il nemico. Il cardinale Schuster ha ripetuti contatti con esponenti nazisti e fascisti perché il trapasso avvenga senza che i partigiani e i lavoratori insorgano. Un altro religioso, Don Bicchierai, ha colloqui con fascisti e tedeschi. Mussolini gli ha proposto che, sino all'arrivo degli alleati, l'ordine sia mantenuto dall'esercito repubblichino. A Torino, la missione inglese comandata dal colonnello Stevens intavola trattative direttamente con i tedeschi, scavalcando il CLN. I nazisti si muovono anche per conto proprio. Il comandante delle SS in Italia, Wolf, discute con agenti alleati in Svizzera.
L'emissario alleato è Allen Dulles, che diventerà noto nel dopoguerra come onnipotente capo della CIA. I sovietici non sono stati messi al corrente di questi negoziati. Conosciutili per altre vie, Stalin protesta. Roosevelt risponde: sarebbe una delle più grandi tragedie della storia se proprio al momento della vittoria sospetti e mancanza di fiducia pregiudicassero l'intera opera dopo così enormi perdite umane, materiali ed economiche. Pochi giorni dopo, Roosevelt muore. La sua scomparsa prelude al tramonto dell'alleanza fra Stati Uniti, Gran Bretagna e Unione Sovietica. Roosevelt sarà sostituito da Truman, il presidente americano della Guerra Fredda e della Guerra Calda in Corea. È la vigilia della stretta finale. Malgrado Cadorna assicuri il generale Alexander che non vi sarebbe stata una situazione simile a quella greca, gli alleati inducono il governo italiano a inviare a Torino e a Milano il sottosegretario liberale Medici Tornaquinci. Il sottosegretario Medici Tornaquinci fu inviato nel nord per rendersi conto della situazione, ma certamente Bonomi gli avrà suggerito di cercare di moderare le eventuali intenzioni rivoluzionarie o comunque radicali del movimento di resistenza nel nord. I comitati di liberazione Alta Italia rivendicavano la rappresentanza che avevano esercitato, ed era l'unica rappresentanza che era stata esercitata, delle popolazioni durante l'occupazione tedesca e la dittatura nazista. I militari alleati invece ritenevano che nel momento della liberazione i comitati di liberazione avrebbero cessato la loro attività e tutti i poteri sarebbero stati passati agli alleati. Tra queste due posizioni, rivendicazione dei meriti e delle funzioni dei comitati di liberazione ed esigenze militari tedeschi, la Democrazia Cristiana esercitò un'azione di comprensione. Quando Medici Tornaquinci venne a Milano, noi subito gli facemmo presente che avremmo approvato il documento di Torino soltanto se egli avesse accettato una clausola che fu costretto ad accettare e che diceva che il CLN, Alta Italia e CNN regionali e provinciali avrebbero attuato una epurazione rapida e profonda sia in campo politico che amministrativo, economico e finanziario. Dirò che nella stessa seduta del 29 marzo 1945, in cui questo documento con questa clausola aggiuntiva, a mio avviso così importante, fu approvato dal CLN Alta Italia, esso, CLN Alta Italia, designò anche un suo comitato insurrezionale formato dai rappresentanti dei tre partiti di sinistra, Serini per il Partito Comunista, Pertini per il Partito Socialista, da me per il Partito d'Azione, comitato insurrezionale che prese esso poi le decisioni che, per così dire, diedero un taglio netto, sia pure precario, al passato con l'insurrezione e con le misure epurative dei giorni successivi all'insurrezione del 25 aprile. 5 aprile, sul versante tirrenico, gli alleati passano all'offensiva. Collaborano anche truppe italiane, 5 gruppi di combattenti di un esercito di 48.000 uomini. Di più, gli anglo-americani non ne hanno permessi in tutta la guerra di liberazione. Le forze in campo in Italia sono le seguenti. Gli alleati, 19 divisioni, 3.100 carri armati, 5.000 aerei, 3.000 pezzi di artiglieria. I tedeschi, 27 divisioni, 200 carri armati, 60 aerei, 1.000 pezzi di artiglieria. Il Corpo Volontari della Libertà, l'esercito partigiano, 200.000 uomini, dotati di armi leggere e con scarsi rifornimenti di munizioni. I tedeschi hanno studiato minuziosi piani per distruggere impianti industriali, centrali elettriche, strade, ponti, ferrovie, condutture dell'acqua, porti. Questa essi la definiscono ritirata aggressiva e l'hanno collaudata in altri paesi dell'Europa. Il
il movimento partigiano, insorgendo, dovrà sventarla e salvaguardare un patrimonio prezioso per la rinascita. Ma gli alleati tentano nuovamente di procrastinare l'insurrezione. Il 10 aprile il generale Clark trasmette un messaggio. Il momento della vostra azione non è ancora giunto. Il 13 aprile Togliatti afferma. Il nuovo ordine del giorno del generale Clark non è stato emanato con l'accordo né del governo né nostro. Tale ordine del giorno non corrisponde agli interessi del popolo. La direzione del Partito Comunista del Nord invia la direttiva numero 16. L'ora dell'attacco finale è scoccata. Le formazioni partigiane devono iniziare gli attacchi in forza di presidi fascisti, obbligarli alla resa o sterminarli se resistono. Accanto a Luigi Longo, nel gruppo dirigente del Partito Comunista a Milano, è Pietro Secchia, commissario generale delle Brigate Garibaldi, che ha un ruolo di primo piano nell'organizzazione della resistenza nel nord e in particolare per quanto riguarda la partecipazione della classe operaia alla lotta di liberazione. Le parole d'ordine del CLN Alta Italia sono: sbarrare le vie d'uscita ai nazifascisti, liberare le città e i paesi, salvare gli impianti industriali, assunzione di ogni potere, giustizia antifascista. Gli alleati muovono all'offensiva anche sul versante adriatico e Forlì e Bologna sono raggiunte, ma già sono state liberate dalle forze della resistenza. Il 18 aprile i ferrovieri hanno bloccato le strade ferrate del nord. Torino operaia proclama lo sciopero generale. E ci fu la risposta torinese prima ancora dell'insurrezione col grande sciopero del 18 aprile, fu uno sciopero imponente di tutte le fabbriche, di tutte le categorie, organizzato dai partiti antifascisti, vi ebbe una parte di rilievo Rodolfo Morandi nell'organizzazione di questo sciopero, e lui, io mi ricordo l'immagine, la prima immagine fu i bambini che uscirono dalla scuola, sciopero, sciopero. E quindi fu una giornata molto forte che poi diede via alle giornate insurrezionali, in cui Torino dovette combattere 3 giorni, perché le missioni alleate cercavano di impedire l'arrivo dei partigiani in città. E venne solo dopo 3 giorni, e i giorni il peso alto fu sostenuto dalle fabbriche, dalla Mirafiori, dalla Lancia, dalla Spada, altre fabbriche, dalla Ferriere, grandi motori, e queste fabbriche furono proprio vere fortezze sulle quali si spezzò l'attacco dei carri armati tedeschi, una battaglia combattuta. Mentre i cannoni sovietici martellano Berlino, insorgono Torino, Milano, La Spezia, Sestri Levante, Genova, Biella, Vercelli, Novara, Parma, Pavia, Padova, Venezia, Bergamo, Aosta, Trieste, Cuneo, Piacenza, Belluno. L'Italia partigiana è un fiume in piena.
Tra i repubblichini svanisce in un baleno il progetto di un concentramento di reparti in Valtellina per un'estrema difesa. A Torino il CLN ha ordinato l'arresto di Valletta, ma la missione alleata del colonnello Stevens ha provveduto a consegnare il ricercato agli anglo-americani. Mussolini, accompagnato da pochi fidi, è fuggito da Milano verso il confine svizzero. Agenti dei servizi di informazione anglo-americani e loro collaboratori italiani hanno in animo di catturare il fuggiasco per metterlo nelle mani delle autorità alleate. Condannato a morte dal CLN Alta Italia, Mussolini non scamperà alla sua punizione. Due comandanti partigiani comunisti, Walter Audisio e Aldo Lampredi, si occuperanno personalmente di saldare i conti con l'ex duce. Il popolo ha fatto giustizia per la libertà a lungo soppressa, per le vittime del fascismo, per gli italiani mandati a morire in Africa, in Russia, in Grecia e in Albania, per gli sfruttati e gli ingannati. Il popolo ha fatto giustizia per la libertà a lungo soppressa, per le vittime del fascismo, per gli italiani mandati a morire in Africa, in Russia, in Grecia e in Albania, per gli sfruttati e gli ingannati. I gerarchi della Repubblica di Salò anch'essi sono in trappola. In questo documento cinematografico, finora inedito e girato con una cinepresa a 9 mm e mezzo, sono stati impressi gli ultimi attimi di Barracu, di Pavolini e di altri suoi camerati,
prima della fucilazione, nei pressi del lago di Como. La parola è al plotone di esecuzione. Nelle città liberate dai partigiani è festa. La lotta partigiana è finita, ma la lotta continua contro le radici che il fascismo ha trapiantato nel paese e contro le forze sociali che allattarono la dittatura fascista. Si contano i vivi e i morti. 232.841 combattenti, di cui il 50% hanno appartenuto alle brigate Garibaldi. 62.070 caduti, di cui 42.000 garibaldini. 4.350 i civili periti in combattimento. Ha scritto il feldmaresciallo Kesselring. Le cose mutarono con la guerra partigiana. Essa diventò per il comando tedesco un pericolo reale, la cui eliminazione era un obiettivo di importanza capitale. La quantità di perdite da parte tedesca è stata più elevata che non quella dei partigiani. Italiani di diversa fede politica marciano gli uni accanto agli altri. Per la prima volta nella storia d'Italia, le masse popolari sono divenute protagoniste attive, si radicano nella vita civile ed esigono che la società sia trasformata. I dissensi che hanno segnato la resistenza, acutizzandosi negli anni successivi, ritarderanno e ostacoleranno il raggiungimento di molte delle aspirazioni cementatesi nella lotta armata. Le truppe tedesche di Berlino si arrendono all'esercito sovietico. Hitler si è suicidato. Cessano le ostilità in Europa. Il 6 agosto, un aereo americano getta la prima atomica su Hiroshima. È l'inizio del divorzio fra le potenze che hanno sconfitto il fascismo. Il 2 settembre 1945 si conclude la Seconda Guerra Mondiale.